benvenuta. Grazie. A Bella Crespi. Grazie mille. E parliamo subito di questo nuovo libro che è uscito e che hai curato insieme ad Elisabetta Ruspini, che si intitola, vediamo se mi ricordo, Balancing Work and Family in a Changing Society. Sì. Con un'attenzione ovviamente alla Father's Perspective. Esatto. Che è il famoso sottotitolo. Infatti, esatto. Parliamo, cioè traduciamo così, parliamo di conciliazione lavoro-famiglia, ma dal punto di vista dei padri, nell'ottica dei padri. Come nasce il libro? Sì, allora, questo libro è nato praticamente da una sessione ad un convegno che abbiamo fatto in Giappone, per questo il libro ha un respiro internazionale, con la mia collega Ruspini, e ci eravamo posti come obiettivo quello di indagare il tema conciliazione lavoro, che è molto discusso e dibattuto ormai da decenni, direi, però in un'ottica nuova, innanzitutto internazionale, ma anche dal punto di vista dei padri, come dire, quella parte che è in realtà sempre ritenuta necessaria nella conciliazione famiglia-lavoro, soprattutto da parte delle donne, ma che spesso viene, come dire, un po' diciamo dimenticata o messa in secondo piano negli studi e nelle ricerche soprattutto. Quindi l'idea era focalizzare su questa idea del padre come elemento necessario. E infatti viene identificato come una risorsa, che già questo è rivoluzionario per quanto riguarda i padri. Sì, ecco, infatti questo mi interessava perché, come dire, forse noi non ce ne siamo rese conto nella preparazione del libro, ma poi questo è stato un po' un risultato, nel senso che questi padri sono una risorsa perché diciamo che innanzitutto fanno parte della relazione conciliazione famiglia-lavoro. Di solito c'è una mamma, uno o più figli, e c'è un padre che, come diciamo oggi, è più o meno presente, ma c'è, esiste. Quindi già il fatto che esiste è una risorsa di questa relazione. Quindi noi abbiamo stressato l'idea che il padre è una risorsa in quanto è parte di questa relazione, però va attivata, nel senso che questa risorsa deve essere spendibile, e allora da qui poi il discorso sulle politiche, il discorso sulla negoziazione, eccetera. Però risorsa in questi termini è un elemento fondamentale su cui tutto il processo di conciliazione tra la famiglia e lavoro deve basarsi, perché sennò è come se mancasse un pilastro. E voi vi concentrate anche su l'importanza di una formazione alla paternità, questo tanto nel contesto familiare quanto nel contesto lavorativo. Sì, l'idea è quella che, diciamo, questa formazione non è tanto, come dire, all'essere padre, che è, come dire, un percorso che si acquisisce insieme al proprio al coniuge, si acquisisce in famiglia, eccetera, ma un'idea proprio alla formazione, alla possibilità di conciliare come padre. Quindi l'idea è che questa conciliazione non debba essere necessariamente pensata solo per le donne, come è stato per molti anni, tutti i corsi di formazione, di supporto alle donne, le donne in azienda, le donne in famiglia, eccetera, quasi come se questa presenza dei padri nei contesti lavorativi e familiari fosse data per scontata, fosse già acquisita e andasse bene così. Gli studi che poi si fanno, appunto, abbiamo fatto anche in questo libro, sulla conciliazione famiglia-lavoro, ci dicono che tanto più le donne riescono adesso a conciliare maggiormente, ancora più è necessario che questo venga equilibrato anche da una presenza paterna. L'idea è di favorire, attraverso una cultura della formazione più attenta, maggiori possibilità di negoziazione e di flessibilità, dove la legislazione e la politica però sono attente a questo aspetto. Ecco, come si fa a proporre una cultura della conciliazione? Già è difficile per le madri. Per i padri poi, che sono evidentemente una realtà nuova che viene presa in considerazione, come proporre una cultura di questo tipo? Allora, i due pilastri fondamentali su cui si potrebbe basare una Politica di conciliazione. Sì, una politica di conciliazione è, da un lato, sicuramente quello della legislazione. Ovviamente la legislazione può spingere, può favorire, può rendere in alcuni casi anche obbligatoria una certa partecipazione dei padri rispetto alla cura dei figli, ad esempio. Noi abbiamo avuto in Italia già all'inizio negli anni 2000, all'inizio, un'ottima legge sul congedo parentale che introduceva la possibilità per i padri di prendere proprio anche mesi di congedo.
in casi anche in cui la madre sia presente, quindi non necessariamente in casi problematici, ma proprio per il desiderio di. Quindi la legge già consentiva di equilibrare questo. Tuttavia, cosa è successo in Italia? Solo poco più dell'1% ha usufruito di questo. Ma forse perché negli stessi padri non c'è questa idea di dover conciliare? Perché c'è un problema innanzitutto di mancata valorizzazione di questo atteggiamento, cioè un padre che decide di prendere il congedo parentale se non ha un obbligo imposto dalla situazione familiare non sempre viene valorizzato. In altri contesti, come ad esempio nel nord Europa, che io non ritengo necessariamente il mondo di migliore possibile, però su questi aspetti culturalmente la legislazione ha fatto fare dei passi avanti, perché oggi è normale che un manager di una grande azienda prenda 3 mesi di congedo, sia assente e i suoi colleghi si complimentano con lui, eccetera, poi rientra al lavoro, anzi con un maggiore stimolo anche poi nelle relazioni aziendali, perché è soddisfatto della sua vita lavorativa. Quindi c'è da un lato un problema legislativo e dall'altro un problema culturale e sociale, che non implica necessariamente che ruoli paterni e materni siano completamente intercambiabili, come se non ci fosse una differenza tra la madre, il padre, il bambino nella gestione ad esempio dei primi anni di vita. Questo rimane fondamentale, ma è la possibilità di negoziare tra i due coniugi e con l'azienda come in quel momento quella famiglia ritiene migliorativo per, diciamo, per il suo benessere gestire questa relazione di conciliazione. Un'altra strada che hanno percorso altri paesi è quello di rendere obbligatorio questo tipo di conciliazione. Ad esempio, i 3 mesi sono obbligatori per il padre e 3 mesi sono obbligatori per la madre. Quindi, come dire, questo ha immediatamente rivoluzionato anche l'organizzazione all'interno delle aziende. Perché se diventa obbligatorio, in un certo senso, dobbiamo adeguare il sistema produttivo. Noi siamo riusciti a far passare, dopo un lungo dibattito parlamentare, un giorno obbligatorio. E già è stata non so se dire una conquista, perché sembra come dire il dutivo, però proprio il dibattito è stato molto acceso. Voi nel libro vi siete concentrati, avete avuto una prospettiva, come diceva, internazionale. E l'Italia in tutto questo? L'Italia come si colloca? Noi dobbiamo partire da quello che è il contesto culturale italiano, in cui la famiglia ha un certo valore, viene vista nel tempo sempre in maniera abbastanza standardizzata su una logica: la madre si occupa prevalentemente, dico prevalentemente perché oggi questo è cambiato, non è più come in passato che era esclusivamente, ma è prevalentemente della cura dei figli, soprattutto nell'età in cui i bambini sono più piccoli. Se riesce lavora anche, e questo viene apprezzato, eccetera. Il padre però non ha, da questo punto di vista, almeno in Italia, guadagnato terreno ad esempio sul tema della cura dei figli e dell'educazione. Un altro punto che aggiungo è che noi abbiamo un gap salariale tra uomini e donne abbastanza elevato se confrontato con altri paesi. Questo che cosa fa? Sì, fa sì che quando si deve decidere eventualmente chi sta a casa, chi prende il congedo, eccetera, c'è anche un discorso economico, per cui si valuta meglio che stia a casa chi comunque ha lo stipendio più basso, no? In quel caso. E ovviamente nella maggior parte dei casi è la donna. Quindi diciamo che bisognerebbe lavorare a vari livelli. Ecco. Sì, assolutamente. C'è speranza per l'Italia? Sì. Ok. Assolutamente, noi abbiamo visto proprio anche nella ricerca che comunque i padri si attivano, cercano di fare di tutto, di più. Ecco, però questa speranza dovrebbe non morire sotto i colpi della fatica che padri e madri, bambini, nonni e tutti coloro che sono, come dire, implicati in questa relazione fanno per mantenerla viva. Ecco la speranza. Quindi sarebbe, come dire, da favorire, non continuamente da immaginarla come una risorsa infinita o inesauribile. Anche partendo da un piccolo passo, dire: va bene, è nato mio figlio, io sto a casa tutta la settimana. Va bene, cioè, come dire, oggi un giorno forse quando si va. Ecco, allora anche questo sarebbe già un cambiamento epocale, secondo me, se il 50% dei nuovi padri italiani lo facesse. Ecco.
Vedremo, vedremo, chi vivrà vedrà. Sì, grazie infinite. Grazie.